Provo a annunciare a disputare un'onestissima partita, riuscirà a mettere in difficoltà la Micelina dopo che la squadra rossonera si è disunita per quel rigore sbagliato. Poi c'è stato un euro gol che ha cambiato le partite di conto. Innanzitutto vorrei ringraziare la società e tutti quelli che erano allo stadio, non c'era, e per l'accoglienza. Li ringrazio perché siamo stati trattati veramente molto molto bene e li vorrei ringraziare di cuore. La partita, lei ha detto, diciamo, tra virgolette, ha detto tutto. Partita bene alla Nocerina, ha sbagliato il rigore dopo al quinto minuto, dopodiché penso che l'Ugento abbia fatto una grande partita. Forse il primo tempo meritava qualcosa in più per le occasioni create, anche se poi alla fine del primo tempo la Nocerina ha preso una traversa con la quindi niente, però è stata una partita molto equilibrata. Ormai era una partita che secondo tempo pure ho visto un ottimo Ugento, perché come ha detto lei la Nocerina un po' si è disunita, però poi ci sono, tra virgolette, i giocatori fanno la differenza. D'Agostino si inventa un gol del genere, vai a casa e con una sconfitta. Però voglio dire, tanto di cappello alla Nocerina, noi siamo venuti qua a fare la nostra modesta partita e sapevamo di incontrare una squadra che sicuramente lotterà per il titolo, come ho sempre detto, per vincere il campionato di Serie D. Quindi faccio i complimenti ai miei ragazzi, perché sono venuti qua e se ne sono giocati alla pari, quindi bene così, tra virgolette, bene così, anche se c'è il rammarico del risultato. Mister, buonasera. Marco, buonasera. Sport Campania. A un certo punto all'85esimo proprio in mezzo un po' ci ha creduto di portare via un undicino da San Francisco, come diceva lei, però D'Agostino, quando è giocatore così può cambiare tutto da un minuto all'altro. Sì, ma infatti vedendo la partita ormai i ritmi si erano abbassati, quindi né una squadra né l'altra aveva le forze per attaccare. Poi in questi casi poi ci sono i giocatori che risolvono, la Nocerina l'ha avuto, ha fatto grande gol. Noi non siamo stati bravi poi dopo con Jesus, che poteva pareggiare l'occasione, invece di puntare verso il portiere è andato verso il difensore, e quindi la differenza, diciamo, è stata là. Più bravi loro a sfruttare certe situazioni. Buonasera. Mi dice un aspetto che le è piaciuto, uno che non le è piaciuto della sua squadra? Poi, onestamente non posso recriminare niente alla mia squadra, sinceramente, perché è venuto qua, ha fatto la sua, penso, ottima partita in uno stadio con tanta gente allo stadio, tanti tifosi, non era facile, invece loro sono andato in campo tranquillamente, se la sono giocata e pazienza. Io ai miei ragazzi devo fare solamente i complimenti. Buonasera mister, Gennaro Sport 24, avete preparato molto bene la partita tatticamente, sia difensivamente che offensivamente, avete attaccato molte volte gli under della Nocerina sugli esterni, era questo forse il suo vero partito per fermare la Nocerina. Poi negli ultimi minuti è come se lo stadio avesse spinto proprio D'Agostino a accettare quel tiro, a accettare quella giocata, e durante la partita invece è stata bloccata dalla tua squadra, diciamo sempre. Sì, e noi abbiamo studiato la Nocerina ha studiato noi, quindi ormai in queste categorie si sa, tutta la settimana lavori sui punti deboli dell'avversario, no? Come abbiamo fatto noi, ha fatto il mister, perché si vedeva comunque, no? Quindi, ripeto, la differenza, ripeto, in questa partita, a parte a livello tattico e tutto, perché è stato molto equilibrata, la differenza è stato l'eurogol di D'Agostino. Poi, come dice lei, spinto da una tifoseria non indifferente, perché comunque la curva era piena, si sentiva, quindi sicuramente l'hanno spinta loro in porta. Grazie. Grazie a lei. Grazie. Mister Riccardo Luceri della società Perugento, mister, a mio modo di vedere è stata davvero una grande prestazione, so che lei non vuole mai parlare dei singoli, però il portiere di Napoli è al secondo rigore parato alla seconda partita, vogliamo dire due parole su questo ragazzo. Il ragazzo sta facendo bene, sta facendo, è il campo che lo dice, non certo lo dico io. Il ragazzo è veramente stata una rivelazione da parte nostra, però stiamo ancora all'inizio e stiamo con i piedi per terra, perché non abbiamo fatto niente, anzi abbiamo fatto due sconfitte, una in Coppa a Francavilla e una qua, quindi a prescindere dai miracoli pure oggi ce ne andiamo con 0 punti a casa, quindi
Bene, la squadra sta crescendo, non solo di Donato, stanno crescendo tutti, quindi continuiamo a lavorare così di gruppo, a giocare di gruppo e penso che questa squadra si toglierà tante soddisfazioni. Mister, secondo me è stata davvero una grande prestazione, se volendo e andando davvero a cercare l'angolo in pagliaio forse ci è mancata un po' di lucidità nella vasta. Non siamo stati bravi, guardando le occasioni che abbiamo avuto, non siamo stati bravi a sfruttarli, la differenza è stata là, la Nocerina l'ha sfruttata e noi no. Perché il primo tempo abbiamo avuto due o tre occasioni che si potevano sfruttare meglio, una ha fatto una grande parata il portiere della Nocerina, gli altri si poteva fare meglio, però ripeto, la differenza, non voglio essere ripetitivo, la differenza l'ha fatto D'Agostino, lui ha fatto il gol, noi invece non siamo stati bravi a fare